anche a Pescara le celebrazioni per il 172esimo anno dell'anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un importante traguardo che esalta impegno e dedizione del corpo. Tra i saluti, la lettura della lettera del Capo di Stato Mattarella, i saluti del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia, del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani e il Questore di Pescara Carlo Solimene ha colto l'occasione per fare il punto sulla sicurezza in città. Ma Pescara è una città che mi ha accolto benissimo e che ho capito che vuole bene alla Polizia di Stato, l'ho capito subito. È una città che affronterà quest'anno grandi eventi, grandi momenti anche di difficoltà. Io sono sicuro che grazie alla collaborazione della cittadinanza, di questa comunità, di tutte le istituzioni, del sindaco, tutti quelli che hanno contribuito a rendere più semplice il nostro lavoro, ce la faremo. Meriteremo la fiducia della comunità di Pescara. Per noi, per me, ma per l'istituzione che oggi rappresento a Pescara, è vivere insieme alla gente. Uno dei momenti più belli di questo mio percorso è aver capito di poter mettere in sicurezza un cittadino pescarese qualche settimana fa che voleva levarsi la vita. Questo per me, insieme tra la gente, insieme a tutta la comunità, può essere veramente un punto di partenza ma anche di arrivo. Ma gli uomini in divisa sono gli stessi cittadini che hanno dedicato la loro vita per essere insieme agli altri. Sono cittadini e poliziotti, poliziotti e cittadini. Non vedo questa grande differenza, sono sicuro che quando loro non indossano la divisa nelle ore magari diverse dal loro servizio, si integrano perfettamente insieme agli altri, secondo me anche dando qualche spunto e qualche valore in più.